Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti e benvenute. Oggi viviamo insieme il nostro primo dialogo con un ospite di eccezione. Siamo tantissimi, più di 20.000 studentesse e studenti di tutta Italia, centinaia di docenti da altrettante scuole per non fermare il nostro desiderio di conoscere, per non lasciarci fermare dalle circostanze che ci costringono a vivere la scuola chiusi nelle mura di casa. Siamo qui proprio per aprire una finestra sul mondo, per incontrare insieme alla nostra ospite in modo concreto uno degli aspetti più rilevanti della nostra vita in società e una delle realtà più significative a livello istituzionale del nostro paese. Mi riferisco al diritto e alla Corte Costituzionale. Abbiamo cominciato Cosmopolites, il percorso di educazione civica che ci accompagnerà durante quest'anno. Abbiamo iniziato con il modulo sul diritto e con la lezione del professore Francesco Palermo. Oggi mettiamo un'altra pietra fondamentale del nostro percorso. Oggi viviamo insieme l'incontro con la prima professionista, la professoressa Cartabia. Dire viviamo insieme nelle condizioni attuali sembra quasi paradossale. È triste non poter essere in presenza all'evento, non poter dialogare in presa diretta con la professoressa Cartabia, dover ciascuno seguire questo incontro da casa sua. Eppure non possiamo negare che siamo insieme, perché insieme stiamo lavorando sui temi del diritto e perché oggi cercheremo di dialogare a partire dalle tante domande che ci avete inviato e che per forza di cose abbiamo dovuto riassumere in poche sintetiche domande, forse più generali, ma che possano aiutare tutti. Possiamo dire di essere insieme perché Cosmopolites intende esattamente creare una comunità che educhi alla cittadinanza, una comunità che vive della relazione tra di noi, tra studenti e docenti, ma anche tra scuole, territorio e istituzioni. Insieme vogliamo imparare da chi la società la vive e la costruisce nel suo impegno quotidiano. Per questo lasciatemi innanzitutto ringraziare Fondazione Education e Associazione APIS, Amore per il Sapere, che realizzano il progetto Cosmopolites. E poi desidero ricordare tutti i partner con cui lavoriamo per offrire un contenuto significativo per la vostra formazione di uomini e donne, cittadini del mondo. Oggi con me a condurre il dialogo con la nostra ospite ci sarà Marco Ferrari, che è insieme con me nel coordinamento del progetto, presidente dell'associazione APIS. Prima di iniziare ringrazio anche Radio Radicale che trasmette il nostro evento in diretta e nei prossimi giorni nella programmazione e poi l'agenzia stampa Dire Giovani che ci segue, perché per noi anche questa attenzione non è scontata. Ecco, iniziamo. Non mi rimane che presentare dunque la nostra ospite, Marta Cartabia, presidente emerita della Corte Costituzionale e docente di diritto costituzionale presso l'Università Bocconi di Milano. Buongiorno, professoressa. Grazie Buongiorno professore, buongiorno a tutti i ragazzi. mille per aver accettato il nostro invito e essere qui con noi. Professoressa, lei è stata presidente della Corte Costituzionale dal dicembre del 19 fino a settembre 2020, quindi poco fa. Prima presidente donna eletta a tale carica. Brevemente, appunto, oggi, anche se a distanza siamo oltre 20.000 docenti e studenti di tutta Italia, siamo onorati di poter conoscere attraverso la sua testimonianza diretta un'istituzione unica e prestigiosa come la Corte Costituzionale, e di poter approfondire tematiche tanto attuali su cui stiamo lavorando, ciascuno nelle sue ore, nel suo lavoro scolastico, sul ruolo del diritto nella società. Allora inizierei subito con la prima domanda. Abbiamo titolato il modulo di Cosmopolites Una sfida per il diritto, proprio per riflettere sul compito che il diritto riveste nella complessità della società di oggi, che è una complessità che emerge in tutta la sua drammatica evidenza in questo periodo, no? Una sfida per il diritto, ma forse potremmo dire anche il diritto come una sfida.
Cioè abbiamo imparato che il diritto, soprattutto quello pubblico e costituzionale, ha un compito di definire strutture e limiti del potere dell'istituzione anche nei rapporti con i cittadini. Quindi, anzitutto, vorremmo chiederle di aiutarci un po' meglio a capire cos'è la Corte Costituzionale, qual è la sua storia, quale ruolo svolga, ma soprattutto è la Corte Costituzionale il luogo in cui il diritto esercita il suo compito di limitare il potere legislativo ed esecutivo? Se sì, ci aiuti a capire meglio in che modo è efficace la sua azione, in che modo anche lavora. Spesso sappiamo che esiste, ma non sappiamo che cos'è la Corte Costituzionale. Prego, l'ascoltiamo. Grazie professore. Allora, la Corte Costituzionale è, direi, la più giovane tra le istituzioni fondamentali dello Stato, più giovane rispetto al Parlamento, rispetto al governo. Parlamenti esistono dall'epoca medievale, voi insegnanti di storia lo sapete, i governi in qualche modo sono sempre esistiti in varie forme, un re, il suo gabinetto. Poi adesso in forme diverse, i giudici sono sempre esistiti, anzi forse i giudici ordinari sono tra le prime delle istituzioni che la storia dell'umanità ci testimonia. La Corte Costituzionale è un'istituzione più recente, compare in larga scala sulla scena mondiale, direi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Chi è, che cos'è la Corte Costituzionale e come mai proprio in quel periodo si diffonde, si inizia a diffondere l'idea della giustizia costituzionale? La Corte Costituzionale può essere definita, direi, con due espressioni che secondo me sono un po' come le ascisse e le ordinate del suo agire. È custode della Costituzione. Deve garantire, tutelare, proteggere i valori scritti nella Costituzione, che è il patto fondativo su cui si basa tutta la convivenza di una comunità politica, è custode della Costituzione ed è giudice delle leggi, perché il suo compito di custodire i valori costituzionali avviene essenzialmente, principalmente, attraverso un'attività giudicante, un giudizio. Infatti gli atti della Corte Costituzionale si chiamano sentenze, no? Perché proprio contengono un giudizio che ha ad oggetto l'una o l'altra, una parte delle leggi dello Stato o di un suo articolo, di una previsione, insomma, normativa. Allora, come mai a un certo punto compare un'istituzione, appunto, ripeto, giovane? Perché se volete il modello della Corte Costituzionale potremmo segnarlo anche con un anniversario. Il primo esperimento in Europa è stato fatto nel 1920, cioè proprio 100 anni fa. La prima Corte Costituzionale a entrare in vigore, a rimanere in forza per qualche anno almeno, salvo qualche esperimento precedente, è in Austria ed è stata inventata da Hans Kelsen, che è stato forse il più grande teorico della necessità delle corti costituzionali. Da dove nasce questa esigenza? Dopo la Seconda Guerra Mondiale si impone nella storia, sempre dovete avere uno sguardo storico sull'origine degli istituti giuridici, perché il diritto è sempre, nasce sempre dalla storia, dall'esperienza viva di una comunità politica. Che cosa è accaduto nella prima metà del XX secolo? Lo sapete, lo saprete ancora di più se siete studenti dell'ultimo anno nel percorso di storia che farete proprio durante quest'anno. Ci sono state varie tragedie, le due guerre mondiali e, diciamo, in Europa soprattutto le esperienze dei totalitarismi di vario genere, di vario colore, che hanno connotato il periodo fra le due guerre e in qualche caso si sono protratti anche oltre. Quel periodo ha mostrato sotto gli occhi di tutti che
l'esperienza dell'ingiustizia può avvenire non soltanto perché qualcuno viola la legge o, diciamo così, non rispetta i comandi legislativi. Questa è l'esperienza dell'ingiustizia molto comune, no? Un furto, uno scippo, un fatto di violenza. Queste sono tutte ingiustizie che avvengono in un ambito in cui qualcuno non rispetta i comandi legislativi. Ma in quel periodo, fra le due guerre, è emerso chiaramente che l'ingiustizia può avvenire anche attraverso la legge. E l'esempio che tutti dovete avere in mente per capirci, un esempio clamoroso, è stato quello dell'approvazione delle leggi razziali, cioè quelle leggi che nel periodo appunto dei totalitarismi in Italia verso il 1938 hanno incominciato a discriminare sistematicamente alcuni gruppi della popolazione, discriminarli, escluderli dalle scuole, escluderli da certi lavori, a fare violenza nei loro confronti, a costringerli all'esilio o addirittura a deportarli nei famosi campi di concentramento. Tutto questo è avvenuto attraverso l'approvazione proprio di leggi che scrivevano che questo doveva accadere, con l'approvazione anche, diciamo così, dei parlamenti, di quel che restava dei parlamenti di quel periodo. Perché richiamiamo questo esempio, che naturalmente è un esempio estremo, ma che serve per capire che cosa può succedere sempre? Perché appunto la violazione di certi principi fondativi, di certi valori che sono quelli scritti nella Costituzione, anche durante il periodo fascista c'era una Costituzione, c'era lo Statuto Albertino che garantiva un certo numero di diritti, nonostante l'esistenza di quella Costituzione, se le leggi vanno contro quei valori che sono stati messi alla base della convivenza civile, si genera una società invivibile in cui nessuno si sente tutelato, accolto e, diciamo così, veramente partecipe del gruppo sociale a cui appartiene. Di qui l'idea e la necessità di avere un'istituzione che vegli sulla rispetto di quei principi costituzionali da parte di tutti, compreso il Parlamento. Insomma, per usare un'espressione di un famoso studioso tedesco, Rahlbruck, c'è stata l'esperienza delle leggi ingiuste che per reazione ha portato alla necessità di questo particolare giudice, che è il giudice delle leggi. Dico un giudice particolare perché normalmente i giudici hanno un altro compito, hanno il compito di risolvere le controversie, hanno il compito di accertare il colpevole di un determinato reato, hanno il compito insomma di giudicare fatti. È diverso giudicare fatti e giudicare leggi. E infatti la Corte Costituzionale, anche proprio per la specialità di questa sua funzione, giudicare le leggi, dire se una legge è valida o non è valida, per il rispetto ai principi costituzionali, ha una composizione particolare. Infatti, è una composizione. Chi sono i giudici costituzionali e chi li nomina? Intanto sono tanti. La Corte Costituzionale è un collegio molto ampio. Sono 15 persone che decidono tutte insieme in questo grande gruppo. Valutano appunto le questioni di costituzionalità che le sono sottoposte con, diciamo così, un consesso molto ricco e molto articolato. Tenete conto che molti giudici sono in composizione da 3-5 collegi decisamente più piccoli, quindi si è voluto innanzitutto un collegio piuttosto ampio. Sono Ecco, prego. no, perché abbiamo studiato, no, di una regola sulle regole e quindi forse è interessante entrare in merito al lavoro, cioè immaginarci anche cosa succede dentro alle discussioni che non mancheranno. Quindi lascerei la parola a Marco che ci introduce un po' forse a questa questione, come gioca
come gioca il suo compito di custodire la Costituzione, appunto, questo insieme di giudici. La seconda domanda che le volevamo porre, infatti, tocca questo tema. Professore Sacartabia, noi ci siamo accorti, studiando la Costituzione, leggendola in classe in questi anni di cittadinanza e Costituzione e da quest'anno nell'educazione civica, che la Costituzione rappresenta un patrimonio non solo da custodire, ma sempre e continuamente da riscoprire. Garantire la giusta applicazione della Costituzione e mantenerne vivi ed efficaci gli ideali che hanno mosso i padri costituenti a scriverla è un compito che immaginiamo non facile e che incorre spesso anche in difficili contese. Le chiedo allora, nelle discussioni a cui lei ha partecipato, a cui ha preso parte, discussioni che immaginiamo svolgersi all'interno della Corte Costituzionale, quali sono i principi guida imprescindibili a cui i giudici membri si attengono nel prendere in analisi un caso? Quali sono cioè i valori che caratterizzano essenzialmente la nostra Costituzione, a cui i giudici membri della Corte si richiamano, a cui si attengono nell'esaminare un caso, e che quindi poi sono anche in un certo senso un'indicazione per il nostro essere cittadini italiani? Quindi se ci può fare anche poi un esempio su quali sono questi principi guida, questi valori a cui anche dentro la Corte i 15 giudici, quando discutono di un caso magari difficile, si sentono di dover attenere. Grazie. Allora, direi due cose fondamentali, ribadendo l'idea che il diritto nasce dalla storia e la giustizia nasce dall'esperienza dell'ingiustizia, che sono dei concetti fondamentali, sempre da tenere presenti. Da dove nasce la Costituzione italiana? Quali sono i suoi valori fondativi? Sono i valori proprio che, dopo queste esperienze che stavamo dicendo prima, le guerre, le divisioni, l'oppressione della libertà, l'accentramento del potere avvenuto nel periodo fascista, si è voluto mettere per iscritto dei grandi principi essenziali che rispondessero e prevenissero un'esperienza di quel genere. Per cui il giudice delle leggi, il custode della Costituzione, deve innanzitutto e essenzialmente garantire quei valori. Quali sono quelli fondamentalissimi? Ovviamente sono tutti gli articoli della Costituzione, ma per dare un'idea, così come, diciamo così, durante il periodo fascista c'era stata una sostanziale soppressione delle libertà e della partecipazione popolare alle decisioni pubbliche, la prima cosa che dice la Costituzione è: l'Italia è una repubblica democratica. Dopo la monarchia e dopo il fascismo, il popolo italiano sceglie una struttura repubblicana e democratica in cui il potere appartiene al popolo. Quindi il primo punto è questa idea della repubblica democratica. Secondo, il periodo fascista è stato un periodo di grande soppressione delle libertà fondamentali e dello Stato che invade la vita dei cittadini. Al secondo articolo noi troviamo questo capolavoro giuridico, che è l'articolo 2, che veramente non ha eguali nelle altre costituzioni, in cui si mette al centro la persona umana. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona come singolo nelle formazioni sociali e chiede i doveri, il rispetto dei doveri di solidarietà. La persona al centro è riconosciuta dallo Stato come un dato preesistente al quale l'esercizio dei poteri sono orientati. È la persona al centro, ma non è una persona isolata. C'è in questo articolo il riconoscimento del pluralismo sociale e anche del pluralismo politico, proprio per questa grande varietà e vitalità della società che viene riconosciuta come la base del vivere insieme e al quale il potere deve servire, il potere pubblico deve servire, non deve opprimerlo. Così come potremmo andare avanti, mentre lo Stato fascista era stato uno Stato accentratore, nelle mani del governo era tutto il potere, anzi nelle mani del capo del governo, invece la struttura
dell'esercizio del potere nella Costituzione italiana è ispirata ovviamente alla separazione dei poteri e alla divisione dei poteri, per esempio con un ampio riconoscimento anche dei poteri locali, dei comuni, delle province, delle regioni, ma anche della grande apertura sovranazionale. L'articolo 11 accetta le limitazioni di sovranità ed è la base, già si prefigurava l'ingresso, per esempio, nell'Unione Europea. Quindi direi democrazia, centralità della persona, pluralismo culturale, sociale, politico, articolazione del potere non solo a livello dello Stato centrale, ma comprensivo delle comunità locali e sovranazionali, sono i valori centrali. Ma ho lasciato, diciamo così, un attimo in ombra un principio decisivo in realtà della Costituzione italiana, perché su questo vorrei dire un secondo aspetto. Un altro caposaldo della Costituzione italiana è il principio di eguaglianza, non discriminazione, che è messo lì subito dopo questi primi articoli, all'articolo 3. L'1 è la democrazia, 2 è la centralità della persona, il pluralismo, il 3 è l'eguaglianza. Ora, proprio su questo principio di eguaglianza, possiamo fare un esempio che ci fa capire come questi valori costituzionali sono sempre validi, ma sono sempre da riscoprire nella loro portata normativa. È come se fossero delle sorgenti inesauribili di possibili significati. Perché il principio di uguaglianza scritto nella Costituzione italiana, nel primo comma, per esempio, vieta una serie di discriminazioni. Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali, sociali, eccetera. L'uguaglianza, uno può dire, è acquisita, è sempre uguale a se stessa, che cosa c'è di nuovo? Eppure, se voi prendiamo proprio il primo aspetto, senza distinzioni di sesso, l'uguaglianza tra uomo e donna, per esempio, e su questo punto, che cosa voglia dire uguaglianza tra uomo e donna? Il principio di uguaglianza ha portato dei cambiamenti che hanno richiesto decenni di tempo per potersi realizzare, in un cammino che forse non è neanche definitivamente compiuto. Pensate, ragazzi, è una notizia tra l'altro che ha anche un aggancio di attualità, che fino a non tanti anni fa le donne non potevano svolgere certe funzioni pubbliche, per esempio nell'esercito, per esempio in certe forze di polizia, per esempio nella magistratura. Le prime donne sono entrate nella magistratura nel 1968. Voi direte la preistoria? Sì, però 20 anni dopo che era in vigore la Costituzione italiana. La Costituzione italiana diceva già da 20 anni eguaglianza uomo-donna, ci sono voluti 20 anni di sentenze, di leggi, di cambiamento culturale per far entrare le prime 5 o 6 donne nella magistratura. Allora, questo significa che i valori sono sempre da conquistare, perché hanno un significato universale, ma che si chiarisce in tutta la loro portata solo quando vengono a contatto con i fatti della storia, con i fatti della realtà. È lì che c'è bisogno di questo garante della Costituzione che vigila e che sempre può dire eliminiamo questa norma. Per esempio, una delle ultime applicazioni del principio di uguaglianza fra uomo e donna che la Corte Costituzionale ha fatto nel 2016 è stato quello di rendere possibile l'attribuzione del cognome anche della madre ai figli. Perché prima sembrava del tutto normale, ovvio, naturale che fosse sempre il cognome del padre. Cambiando, diciamo così, la coscienza e la piena consapevolezza di che cosa implichi l'eguaglianza, la Corte Costituzionale ha a un certo punto detto: perché non anche il cognome della madre? Qual è la ragione per cui questo deve essere vietato? E ha introdotto questa possibilità. Quindi, professoressa, questi principi fondamentali dialogano sempre con il mutare del sentire comune. Si può spendere una battuta su questo: l'applicazione, i criteri con cui la Corte si muove
dialogano con il sentire comune. Ma certo, perché il diritto nasce da una vita di una società, per cui sono, diciamo così, sempre in dialogo. È bella questa parola che lei ha usato, professore, perché non, la Corte Costituzionale non è che recepisce soltanto il diritto e la società, il diritto e la cultura si alimentano reciprocamente, c'è un'influenza che le leggi hanno sulla vita sociale, ma c'è anche una influenza che la vita della comunità sociale esplica sulla comprensione di determinati principi, soprattutto a questo livello di principi così ampi come sono quelli appunto dei valori costituzionali. Bene, grazie. Professoressa, no, grazie mille perché ha toccato i punti che stiamo vedendo anche proprio grazie alla lezione di Francesco Palermo, perché Francesco Palermo ci ha insegnato che il diritto ha questo compito di comporre i conflitti e che oggi la gestione dei conflitti è complessa, è sempre più complessa, perché tende ad affrontare la sfida del pluralismo, l'abbiamo chiamata, e di cui lei ci parlava proprio ora. Ecco, in che senso la Corte è un luogo di composizione dei conflitti e poi ci può aiutare a comprendere cosa vuol dire che oggi la sfida è quella del pluralismo? Penso appunto, ha già citato l'esempio delle donne di cui tanti ci hanno chiesto, o anche dell'istruzione, per esempio il diritto ad avere un'istruzione in un'altra lingua. Abbiamo visto un po' i problemi delle minoranze, di definire quando una minoranza è tale, quando deve essere rispettata. Ecco, se ci aiuta a dare anche una viva immagine di questa sfida del pluralismo, le saremmo grati. Va bene. Allora, questo è il compito fondamentale, è lo strumento, il tipo di conflitto che ha sempre davanti la Corte Costituzionale, cioè come tenere insieme principi, esigenze diverse. Come tenere insieme, per esempio, un caso storico, forse qualcuno di voi, forse dei più grandi, forse i docenti l'hanno bene in mente, come tenere insieme il diritto alla salute, la tutela dell'ambiente, insieme al diritto del lavoro nel caso Ilva, che è stata una cosa che ha impegnato molto la Corte Costituzionale. Il caso Ilva è un caso in cui questo stabilimento che produce acciaio, che dà lavoro anche a tantissime persone, ma ha un tipo di produzione che dà non pochi problemi dal punto di vista della salute sia dei lavoratori che dei cittadini di Taranto, dove Ilva è insediata. La Corte Costituzionale si è trovata a dover giudicare più volte la legge che regola la vita di questo stabilimento per tenere insieme, perché risolvere i conflitti significa cercare di trovare un modo di non sacrificare un valore completamente per esaltarne l'altro, ma trovare delle risposte che abbraccino tutta la complessità, perché è molto più semplice risolvere i conflitti eliminando una parte, diciamo così, dei contendenti, ma è assolutamente una risposta insoddisfacente che impoverisce. Invece la grande sfida del giudice del diritto è trovare modo di tenere insieme. Risolvere i conflitti non vuol dire scegliere chi ha ragione e chi ha torto dicendo uno sì, uno no, out, out, bianco, nero, ma trovare delle risposte che abbraccino tutte le esigenze e comprendano tutti i fattori. Vi faccio un esempio che è arrivato anche in Italia, ma che, diciamo così, ha avuto una risposta particolarmente, secondo me, incisiva. Un esempio che riguarda la scuola, una sentenza canadese. Stessi problemi in tutto il mondo, per cui posso parlarne perché sono casi che si sono presentati ovunque. Una minoranza religiosa in Canada, i Sikh, che hanno una serie, diciamo così, di obbligazioni e di precetti religiosi da osservare, tra cui quello di portare, oltre che a determinati copricapi, eccetera,
anche un coltello a doppia lama in qualunque momento. I maschi che seguono la religione Sikh, gli uomini soltanto, a partire da una certa età, se non sbaglio 16 anni, devono sempre avere con sé un pugnale a doppia lama, il kirpan. Allora, questo ragazzo di 16 anni evidentemente andava a scuola. Voi potete ben capire, voi professori e voi allievi, che tipo di reazione può generare la consapevolezza che uno dei ragazzi in classe ha con sé sempre un coltello a doppia lama. Evidentemente ci sono delle ragioni della convivenza civile che allertano sull'esigenza di garantire l'incolumità, la sicurezza, la tranquillità, diciamo così, della vita comune nell'ambiente scolastico. Quali sono i valori in gioco, il conflitto qui? Un precetto religioso. Voi potrete sorridere e dire: ma che precetto è portare un coltello? Si tratta di un precetto religioso, quindi non è che si può mettere in discussione. Per lui violare quel precetto significa fondamentalmente commettere un atto gravissimo, un atto che va contro la sua coscienza e la sua identità, da un lato. Dall'altro, un'esigenza altrettanto seria, che è quella della sicurezza dei ragazzi dell'ambiente scolastico. Qui sono questi casi che sono casi drammatici, sono hard cases da decidere, perché trovare una soluzione in questi dilemmi non è facile. Però la Corte canadese ha scelto una strada che io ho trovato molto molto interessante, che è un po' rappresentativa, diciamo così, di modalità con cui tutte le corti decidono, ed è stato quello di invitare i responsabili della scuola a parlare con i genitori, con questo ragazzo, per cercare un accomodamento ragionevole, cioè trovare una soluzione che potesse, come dire, adeguare le due esigenze in gioco in modo da trovare una soluzione soddisfacente per tutti. Che cosa ha comportato questo? Ha comportato da parte di ciascuno un piccolo sacrificio, ma per la migliore garanzia di tutti. Il risultato qual è stato? Che dopo queste conversazioni, questo cercare di capire bene qual era l'esigenza di questo precetto religioso, quali erano i limiti del vincolo e le esigenze della sicurezza, eccetera, hanno trovato una soluzione che si configurava così. Questo ragazzo doveva portare questo coltello come un gesto simbolico, quindi non era necessario che fosse un coltello vero, poteva essere fatto di un materiale non metallico, ad esempio, e doveva averlo addosso, ma poteva tenerlo cucito, chiuso dentro in uno degli abiti. Per cui, diciamo così, lui aveva questo simbolo religioso, ma non lo aveva, non lo portava con sé in modalità tale da mettere a repentaglio la salute delle persone, la sicurezza, eccetera. Questo è lo scopo del diritto. Le parole chiave che noi usiamo nella Corte Costituzionale sono ragionevolezza, proporzionalità del sacrificio, contemperamento dei valori, bilanciamento dei principi. Sentite, sono tutte parole elastiche. Sono parole in cui non si dice out, out, il confine qui, fin qui vale una cosa, fin qui vale l'altra. Sono parole che cercano di unire, come di cucire esigenze che sono contrapposte. Secondo me lo scopo, quando si dice che il diritto serve per risolvere i conflitti, non è per stabilire chi è il vincitore e chi perde, ma per trovare un modo in cui tutti siano vincitori, ok? Certo. Beh, parole elastiche che evidentemente in un tempo come quello attuale sono messe a dura prova, perché forse ci ha dipinto un esempio che appunto vediamo, sentiamo sulla nostra pelle, e oggi stiamo vivendo anche una realtà molto molto complessa da questo punto di vista di bilanciamento, di proporzionalità. Qual è la ragionevolezza?
penso sia veramente interessante per noi approfondire col suo sguardo l'esperienza che stiamo vivendo. Prego Marco. Allora, veniamo alla quarta domanda, che è sempre in linea con quanto stiamo dicendo, e parto da qui, dal fatto che oggi siamo quasi tutti costretti alla didattica a distanza a causa di una situazione inedita per la nostra storia, per la nostra vita, per la nostra società contemporanea. La pandemia, potremmo dire, si sta rivelando un momento cruciale per la storia, un evento che funge da spartiacque tra un prima e un dopo, e forse potremmo dire che la pandemia sta al XXI secolo come la prima guerra mondiale sta al XX secolo, un momento di passaggio in cui emergono tante contraddizioni e vengono escogitate tante soluzioni diverse a problemi molto complessi. Allora, lei è stata presidente della Corte Costituzionale durante i mesi più duri del lockdown che abbiamo vissuto in primavera. Allora volevamo chiederle se ci può aiutare a comprendere il valore, il significato, la portata di quanto stiamo vivendo dal punto di vista delle istituzioni, dal punto di vista dell'architettura istituzionale dello Stato, e anche di le vorremmo chiedere di chiarirci come la Corte Costituzionale ha vissuto e quali problemi l'hanno attraversata in un momento di così gravi tensioni, così difficile, tenendo presente che la Corte, come diceva prima, è il custode dei valori fondamentali, degli ideali fondamentali del nostro essere cittadini italiani. Domanda ampia, ma. Allora, riprendiamo, benissimo, dopo voi mi fermate, mi togliete la parola se vado troppo lunga perché ci sarebbero tante cose da dire. No, riprendiamo questa cosa dell'elasticità delle parole, della ragionevolezza, eccetera, proprio in riferimento a questa condizione della pandemia. Io vorrei innanzitutto farvi notare questo. Che qui noi proprio lo stiamo sperimentando sul campo, come il diritto deve essere continuamente adeguato alla condizione data. Una delle caratteristiche, se volete anche un po' disorientante, ma necessario di questo periodo, è che continuano a cambiare le regole. No? C'è stato un avvicinamento al primo lockdown con alcune misure più tenue, poi a un certo punto a marzo si è deciso di chiudere tutta l'Italia in modo molto drastico, poi mano a mano si sono allentate le cose, poi l'estate ci ha dato un po' di respiro, nel frattempo le scuole si sono attrezzate per cercare di riorganizzare la ripartenza con gli spazi adeguati per le distanze fisiche, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto i numeri hanno suggerito di comunque reintrodurre la didattica a distanza. Io a un certo punto ho seguito le cose che riguardavano la regione Lombardia, nel giro di 3-4 giorni c'era un'ordinanza regionale, poi il governo che è intervenuto, un'altra ordinanza che ha rispiegato come dovevano andare le cose, i laboratori sì, come si tratta con i BES, eccetera, eccetera, insomma tante cose che sono in continuo movimento, no? Questo è un aspetto che capisco che genera molta difficoltà, però è la prova evidente che il diritto non pone delle regole che sono giuste in assoluto, ma pone delle regole adeguate alla situazione e che per rimanere giuste devono evolvere nel tempo, no? Per cui sarebbe irragionevole continuare a mantenere chiuse, poi non sto giudicando le specifiche misure, potremmo discutere enormemente, ma insomma è completamente irragionevole continuare a mantenere chiuse le scuole in una condizione come quella estiva in cui il virus si era sostanzialmente fermato, ma di fronte a certi numeri si è ritenuto ragionevole invece imporre dei sacrifici, eccetera, eccetera. Quindi questo esempio proprio ci dice che cosa è il diritto, il suo legame con la fattualità e il dato della storia, e anche la sua adeguatezza va misurata in questo, in questo senso. Questa, diceva lei, professor Ferrari, giustamente è un'occasione un po'
come le grandi fratture, le grandi crisi, le grandi catastrofi del XX secolo. A me piace molto ricordare soprattutto la Seconda Guerra Mondiale, alla fine della quale è iniziato veramente, si sono messe le basi di un nuovo mondo, come è stato detto da Eleanor Roosevelt quando ha approvato la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dopo appunto la grande catastrofe della Seconda Guerra Mondiale. Queste grandi crisi sono state spesso delle occasioni nella storia per dare delle correzioni di rotta agli eccessi di una determinata esasperazione culturale. Cosa possiamo imparare noi, che cosa possiamo trarre da questo momento? Secondo me si potrebbero dire moltissime cose. Io vorrei sottolineare due aspetti. Uno è che questa situazione ci ha violentemente buttato in faccia che la nostra natura è una natura relazionale. L'hanno detto in tanti. Nessuno si salva da solo. È un'esperienza, come dire, proprio fisica, nel senso che non basta quello che io faccio per curare la mia esistenza, per avere successo, per tutelarmi, eccetera. Basta che qualcun altro sia il responsabile e io stesso ne sono vittima, o viceversa, io posso essere causa di danno o di solidarietà nei confronti dell'altro. Questo perché è interessante sottolinearlo? Perché dopo un periodo, diciamo così, in cui la nostra cultura è stata connotata da un individualismo forse un po' esasperato, solo l'io, solo il soggetto, solo il mio successo, queste forme di egocentrismo quasi narcisistico, no? della cultura moderna, diciamo che la condizione che noi abbiamo è lì pronta a riequilibrare questo, ed è un equilibrio che c'è nei nostri valori costituzionali. Quel famoso articolo 2, quando parla accanto ai diritti della persona anche delle responsabilità di solidarietà, vuol proprio ricordare che l'esperienza umana è fatta di entrambe le componenti. Siamo degli individui, ma siamo degli individui in relazione all'altro, per cui riscoprire, come per esempio tanti ragazzi sono costretti a riscoprire, quanto manca a loro, i loro compagni, i loro amici, i loro, con i quali magari poi si ritrovano e litigano, ma non importa, i loro professori anche, no? Che tante volte sono oggetto di lamentele, eccetera, eccetera. Ma quanto ti manca questa dimensione, secondo me, è una questione non soltanto estremamente significativa nella vita personale di ciascuno, ma a livello proprio culturale. E l'altra grande occasione è che questo è un momento, diciamo così, in cui la nostra società contemporanea ha scoperto di non essere onnipotente, no? Cioè ci sono dei problemi in cui si fatica a dominarli, a governarli, a tenerli sotto controllo, e siamo costretti a subire delle privazioni di alcune, come dire, alcuni beni, alcune esperienze che erano a nostra portata sempre e comunque. Per esempio, a me colpisce moltissimo, parlando con i ragazzi, perché sto facendo molti incontri di vario genere, anche con i ragazzi delle scuole superiori, di rendermi conto quanto i ragazzi capiscano che manca loro la scuola, a partire dai miei figli, in cui nel momento in cui sono stati convocati a scuola per delle attività consentite, era una festa. E quando mai per un ragazzo dire finalmente domani posso andare a scuola? Dal punto di vista delle istituzioni, ha anche qui un qualcosa che l'ha colpita, quello che descrivevi adesso per la scuola. L'ha visto accadere a livello istituzionale? Se sì, dove? E perché ci interessava capire. Io l'ho detto in modo molto netto, molto chiaro, nella relazione annuale che ho fatto sulle attività della Corte Costituzionale. Dal punto di vista delle istituzioni, questo è il tempo della collaborazione fra i poteri.
Questo per me è la parola chiave dal punto di vista istituzionale. Modernizzazione dei mezzi, questo sì, io ho, durante la mia presidenza ho dovuto, come dire, ho messo moltissime energie per reinventare tutto il lavoro della Corte Costituzionale semplicemente per poter continuare a quello che faceva prima, cioè, per poter andare avanti a fare le sentenze, le udienze, le camere di consiglio, abbiamo dovuto inventare il cosiddetto e-cost, che è il processo telematico che consente la diffusione dei documenti in forma dematerializzata, che consente le riunioni come le stiamo facendo adesso e tante altre cose, le udienze, quindi modernizzazione, innovazione per continuare a rimanere se stessi, ma soprattutto quello che vale a livello personale di questa scoperta della dimensione relazionale vale anche per le istituzioni, perché se il governo va da una parte, la regione va dall'altra, il comune va dall'altra ancora, il cittadino è disorientato. È il momento in cui collaborare, e insisto, non solo tra i diversi livelli nazionali, ma anche sovranazionali. L'Europa ha battuto un colpo, è un momento in cui c'è bisogno di riscoprire anche questa dimensione di essere inseriti in un contesto europeo. Per me questo è chiaro ed è un principio che c'è nella Costituzione. Solo che in certi momenti la storia lo rende in modo più evidentemente urgente. Questo secondo me è quello che è accaduto. Grazie. Gabriele, grazie mille. Grazie mille, sono parole preziose. E noi, professoressa, abbiamo dato a questo nostro percorso che ci accompagna tutto l'anno sui temi dell'educazione civica, vivere il presente e progettare il futuro. Lei oggi ci ha fatto capire l'urgenza di non fermarci, anche il diritto non si ferma, no? Qualcosa che noi forse è la cosa, una delle cose più statiche che ci immaginiamo, un tribunale, e invece ci ha dato l'idea, ce l'ha fatta percepire concretamente di questa dinamicità. Ecco, i ragazzi, e sono tantissimi che ci ascoltano, si stanno affacciando al mondo del futuro per costruirlo. Ecco, si affacceranno all'università, al mondo del lavoro, e in questo senso vorremmo chiederle un aiuto per tutti e soprattutto per coloro che sono orientati a una scelta in ambito giuridico. Questo perché? Perché Cosmopolite ha anche l'intenzione di incontrare figure autorevoli che ci dicano con che sguardo approcciarci al futuro universitario. Ecco, cosa significa studiare diritto? Da cosa si può riconoscere un giusto desiderio di studiarlo? E soprattutto, quali sono le dimensioni per lei, nella sua esperienza, della persona? Quali sono le dimensioni della persona che maturano nell'impegno di uno studio del diritto? Allora, sono tante domande diverse. Prima vi dico una cosa sul presente e sul futuro. Io credo fermamente che il volto del futuro dipende da come viviamo il presente. Cioè, per esempio, rispetto a questa pandemia, non sono né catastrofista né ottimista, cioè andrà tutto bene o andrà tutto male, secondo me non è, diciamo così, non è una parola già scritta, non è una sentenza, non è un verdetto già pronunciato, non è scritto nelle stelle, dipenderà moltissimo da come vivremo questo nostro oggi. Questo vale a livello generale così come a livello personale, cioè anche il segno che lascerà questa esperienza in ciascuno di noi, ragazzi, in ciascuno di noi docenti, dipenderà moltissimo da come lo stiamo vivendo adesso. Si può sopravvivere, sopportare, vivere come una parentesi, brontolare, chiudersi in un risentimento oggi, oppure spalancare gli occhi, aprire ogni giorno della giornata con la domanda: cosa posso imparare oggi? Qual è l'elemento che oggi può venirmi per la costruzione di me, anche in queste circostanze che non sono quelle che sono quelle che avremmo immaginato? Voi dicevate prima, è vero, ci manca
l'interazione in presenza è vero, io sto parlando davanti a uno schermo, non vedo se i ragazzi si stanno annoiando, se stanno seguendo, se hanno un sussulto, mi manca tutto questo, però nel frattempo siamo anche in un'occasione in cui siamo qui, cosa avete detto, 18-20 mila, che sarebbe stato probabilmente impensabile, non, salvo dei raduni in qualche, diciamo così, parte del mondo semidesertica. Quindi tutto il reale è pieno di occasioni, di ostacoli che diventano occasioni, e quindi quello che sarà il nostro futuro lo decidiamo giorno per giorno nel nostro oggi. Quindi anche la scelta di che cosa farò, secondo me, dipende tantissimo dall'attenzione, proprio dal voler ascoltare la realtà del nostro oggi. Quanto al diritto, il diritto è alla portata di tutti, innanzitutto, cioè se non sono necessari particolari doti, particolari qualità, particolari inclinazioni, si può fare, vivere, ci sono tante professioni che si possono ispirare e attingere al sapere giuridico, quindi è una possibilità per tutti. Tanti lo fanno perché sono attratti, per esempio, dal lavoro forense, il giudice, l'avvocato, eccetera, eccetera. Io non sapevo, posso dirvi solo quello che è stato per me, non sapevo bene che cosa sarei andata a fare. La mia scelta del diritto attingeva più, diciamo così, a una dimensione esperienziale, un forte senso dell'ingiustizia, della giustizia, del volermi spendere per raddrizzare qualche cosa distorto che si vede sempre accadere, no? Sin da piccolissimi, no? Sin nei banchi di scuola, quando un professore dà un voto che si ritiene ingiusto, quanto brucia un ragazzo, no? Questa percezione di aver subito ingiustamente una svalutazione del proprio lavoro, cioè è una cosa quasi irresistibile. Ecco, aveva un pochino più a che fare con questo. Poi ovviamente questo senso del giusto e dell'ingiusto, questo quasi, diciamo così, quasi sentimento è diventato una professione con tanto lavoro, perché per fare il giurista devi imparare un linguaggio preciso, delle regole, delle strutture argomentative, delle modalità di procedere nella tecnica che devi praticare. Quindi, così come, diciamo così, ogni lavoro ha ogni professione, ogni settore ha le sue regole dell'arte da seguire. Per fare una sedia devo sapere come tenere in mano uno scalpello, per fare un quadro devo sapere le tecniche della pittura, così il diritto ha tutta una parte che è molto faticosa, mettete in conto un lavoro anche abbastanza arido, però questo sbocco sul dare il mio contributo al rimuovere o a lenire le ingiustizie sociali è un po' uno sbocco che c'è sempre, che è la più grande soddisfazione. Se vi attira questo, non avrei dubbi, insomma. Bello, grazie mille. Penso che tutti i professori, docenti e studenti e studentesse l'abbiamo capita bene quando ha fatto l'esempio dell'ingiustizia provata sulla propria pelle. Io ringrazio tanto, ringrazio Marco per il lavoro che portiamo avanti insieme e per aver preparato questo dialogo che purtroppo è finito, il tempo è volato. E ringrazio lei, professoressa, veramente ci ha dato un aiuto prezioso, non solo per chi andrà a studiare diritto. Ecco, sono convinto che il lavoro che stiamo facendo e le parole che ascoltiamo e che impariamo, perché stiamo anche noi imparando un linguaggio a cui spesso non siamo abituati, sono fondamentali per ciascuno. Quindi grazie davvero. Concluderei semplicemente ricordando i prossimi appuntamenti di Cosmopolites, e quindi il programma va avanti con il modulo di cittadinanza, per poi seguire l'economia, a seguire il digitale e poi l'ambiente. Quindi l'appuntamento più imminente è la lezione con Luigi Crema,
altro giurista di diritto internazionale, sul tema dell'essere cittadini europei nel 2020. E ricordo l'appuntamento e il dialogo che avremo anche lì, onorati di poter dialogare con Antonio Parenti, neorappresentante della Commissione europea in Italia, altra istituzione che sentiamo sui giornali ma che conosciamo poco. Poi proseguiremo appunto da gennaio, febbraio, marzo, e tante novità stanno arrivando. Vi invitiamo a seguirci perché vi aggiorneremo presto. Ringrazio ancora Marco Ferrari per avermi accompagnato in questo viaggio e Marta Cartabia per averci guidati in questo viaggio che è stato veramente ricco e prezioso. Grazie professoressa, grazie mille. Grazie a voi, saluto a tutti. Un saluto, buona giornata. Prego.